Ciao a tutti, questo è Tessila News e quest'oggi parliamo di un filato davvero molto bello, ritorto, brillante, antibatterico e anallergico. Un cotone davvero molto sottile che vi consentirà di realizzare tantissime creazioni. Quest'oggi parliamo dell'Anastasia 12. Anastasia 12, proprio per indicare che questo è il cotone numero 12, che si presenta così in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza di circa 850 metri. Si tratta di un filato molto sottile. Consigliamo l'utilizzo o dei ferri 2-2,5 oppure dell'uncinetto 1-1,5. Eccolo qui, come potete vedere è davvero molto ritorto, brillante. Sicuramente, insomma, la creazione che realizzerete con questo filato durerà nel tempo. Ma vediamo i colori che sono attualmente presenti sul nostro sito. Allora, iniziamo con le prime tre varianti di colore che, come potete vedere, sono davvero molto vive, molto anche estive, potremmo definirle. Vale a dire arancio, giallo e rosso. Adesso andiamo su tonalità del blu, ma sicuramente anche su tonalità molto scure. Quindi il nero, il celeste e il blu. E adesso invece andiamo su tonalità ben più chiare, vale a dire il grigio perla, il bianco e l'écru. E concludiamo invece con tre colori davvero molto primaverili, vale a dire il rosa, il lilla e il verde. I colori sono tanti, in grado di poter accontentare qualsiasi gusto e per poter realizzare qualsiasi creazione. Dai classici runner o centrini a cardigan, pantaloni, vestitini, gonne, top estivi ma anche invernali. Ebbene sì, perché parliamo di un 100% cotone, è vero, ma l'Anastasia 12, vale a dire il filo di Scozia, il signor filo di Scozia, se così possiamo definirlo, è una tipologia di filato davvero molto particolare e di grande pregio. È un filato davvero molto morbido, ma ciò non significa che durante la lavorazione non possiate notare comunque un certo sostegno che vi consentirà di realizzare delle creazioni che abbiano quel peso tale da comunque trasmettervi un senso di calore, che quindi, abbinato poi magari a qualcosa anche di un po' più pesante, vi consentiranno poi di poter indossare anche nei periodi un po' più freddi le vostre creazioni preferite realizzate proprio con l'Anastasia 12. Il filo di Scozia, a differenza del cotone, è comunque un filato la cui lavorazione, a cui viene sottoposto proprio il cotone, è a tiglio lungo. Che cosa significa? Che elimina le fibre più deboli e in questo modo le vostre creazioni non si ritireranno, tra virgolette, ma dureranno sicuramente più a lungo. Ha la capacità di assorbire e disperdere il calore del corpo meglio rispetto ai cotoni tradizionali. E poi l'abbiamo visto, i colori sono tutti brillanti, quindi davvero riusciranno ad esaltare qualsiasi colore di carnagione, capelli, occhi voi abbiate. Quindi questo Anastasia 12, questo filo di Scozia, davvero è un filo che può offrire mille possibilità. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!